Buonasera. Nel mio profilo di YouTube c'è una novità. Ci sono le facezie. Provo a raccontarvene una. Siamo a Livorno, nel comune di Livorno. Un livornese necessita di un certificato di residenza, quindi va all'anagrafe e vede che è completamente vuota. Però c'è un ufficio, una vetrata, dove c'è uno che legge il giornale. C'è scritto tra l'altro sopra certificati di residenza. Contento, ci ho trovato e risolvo il problema. Si avvicina a questo sportello e vede che è chiuso. La vetrata è chiusa e di là c'è questo impiegato, questo dipendente che si legge beatamente il giornale. Era la Gazzetta dello Sport. Al che bussa con molta discrezione e molta educazione e questo in maniera ignominiosa apre lo sportello e gli dice si metta in fila e richiude. Questo si guarda intorno, è solo, dice ma forse ho capito male. Allora riprova con altrettanta educazione, ribussa alla vetrata e questo ancora più iattanza dopo aver aperto gli dice e gli ribadisce o le ho detto di mettersi in fila e richiude. Riflette, pensa ancora una volta, si guarda intorno e verifica essere sempre più solo e la necessità di avere questo certificato di residenza impellente. Allora prende e bussa con tutte e due le mani un po' arrabbiato. Appena questo tira e alza su la finestra, la vetrata, questo che non è più calmo e tranquillo come quando è entrato, ha necessità di questo documento, incazzato come una iena, che fa? Prende e gli dà uno sputo in un occhio. Questo, ma cosa ha fatto? Bimbo, e con tutta questa fila non vorrei mia dare la colpa a me, eh? Un sorriso? A presto. Saluto anche l'amico Salvini, il quale dà del poveraccio a tutti. Ma forse non viene, non ha un ragionevole sospetto che l'unico disgraziato è sia proprio lui? Cosa dite? Eh? Ora gli si sono smontate le armi perché, come avete visto, tutta l'Europa ha risposto e per dare una mano a questi immigrati. Gli viene meno questo populismo, caro amico Salvini. La tua ignoranza, il tuo analfabetismo ormai non paga più.